Salve a tutti, eh, con questa video guida, piccola video guida intendo spiegare come creare il kit portabile eh, su una USB eh, con, questa, mh, con questa raccolta eh, che ho prodotto per il disturbo specifico della eh, dislessia, eh, dell'apprendimento. Il kit portabile è interessante perché eh, permette di eh, creare una chiavetta USB con i software essenziali alla, alla compensazione del disturbo. Eh, una volta eh, creata la chiavetta, si avrà portabile Audacity CMap per le mappe, Cam Studio per creare video lezioni come quella che sto creando in questo momento, leggi per me con 6 sintesi vocali portabile, eh, Faston Capture per. Crea eh, eh, catturare qualsiasi immagine da qualsiasi fonte basta che sia presente sul desktop. GeoGebra per vedere la matematica e ovviamente LibreOffice che ci permette eh, tantissime attività di scrittura e presentazione con preditore di parola, con eh, il correttore ortografico e con i fonte che ci interessano mh, appunto ad alta leggibilità. Però vediamo come creare questa questa chiavetta e poi vedremo come lanciare i programmi eh, proprio dalla chiavetta. Allora una volta eh, scaricato eh, il kit dalla, da internet si avranno queste cartelle, ecco si avranno tutte queste cartelle eh, e la cartella crea la tua usb andrà, andrà eh, copiata, copiata e incollata dentro una chiavetta, ecco, per fare questo eh, ovviamente ci vuole una chiavetta che sia almeno di un giga, ma forse anche meglio un paio. Io l'ho già fatto per risparmiare tempo. La chiavetta è questa: disco rimovibile. Ecco, in questa chiavetta copieremo, cre copieremo, crea la tua USB. Una volta eh, copiato il contenuto eh, in questa chiavetta, avremo appunto tutti questi programmi portabili. Non ci sono i lanciatori per evitare errori di indirizzo con il programma eh, che, che si, vuole essere, eh, si vuole lanciare, e anche la guida per utilizzare la chiavetta che è quella che sto costruendo. Eh, consiglio di guardare la, la guida, così si evitano pasticci. Praticamente la nostra chiavetta ogni cartella è un programma se voglio registrare faccio doppio clic su audacity e dentro la cartella audacity c'è tutto quello che serve a far partire il programma quindi cliccando doppio clic su audacity.exe che è l'icona che si vede eh, basta cliccare ecco che parte audacity eh, ovviamente il tempo di lettura eh, sulla chiavetta eh, dipende dal tipo di chiavetta se una USB 3 è molto più veloce che una USB 2, come in questo caso che è un computer un po' datato. E eh, il programma partirà con tutte le sue funzioni. Eh, questo programma portabile, appunto, Audacity, è pari a quello eh, installato e addirittura eh, riesce a convertire in MP3. È quello che si registra a voce ecco partito Audacity se c'è un antivirus andrà a cercare se ci sono problemi ed ho un sistema per registrare la voce commentare, mappe, testi o quello che voglio basta cliccare il rosso e parte Audacity ma non è la guida che mi interessa allora come dicevo prima eh, tutti i programmi eh, presenti nella chiavetta sono portabili cioè hanno il loro lanciatore cam studio eccolo qui eh, ha i suoi lanciatori il, il recorder eccolo qui è il programma che sto utilizzando per fare questo piccolo clip cliccando recorder.exe eh, parte il programma e così nella stessa maniera tutti gli altri programmi della, eh, della chiavetta come dicevo Un discorso particolare va fatto per leggi per me eh, perché eh, leggi per me, eh, questa versione ha al suo interno 6 sintesi vocali. Cliccando esegui, il computer eh, chiederà eh, l'installazione. Per tutti i sistemi Windows, eh, c'è bisogno di qualche minuto perché. Eh, cliccando esegui eh, installerà le voci eh, purtroppo eh, io l'ho già installato quindi è inutile che clicco non si vede però si trova a dare eh, l'ok ok e lui installerà le voci sul computer che ospita la chiavetta e quel computer poi dopo utilizzerà eh, leggi per me eh, eh, bello come il sole vale a dire che eh, una volta Installato, io potrò eh, far partire leggi per me. Adesso guardavo se qua ce l'ho, ma non ce l'ho. Ho preparato di nuovo la macchina per mostrare le funzioni di leggi per me portabile. Basta un doppio clic eh, su esegui.exe e eh, la macchina installerà, come dicevo prima, le funzioni di voce e tutto quello che serve. Eh, ovviamente eh, il computer cercherà di capire se quello che si fa è un rischio o meno quando si accorgerà che è un falso positivo eh, darà l'ok okay e si potrà eh, ripartire con l'installazione ecco eh, le domande di Rito. Eh, io non Uh, intendo scaricare l'aggiornamento perché questa è una versione abbastanza stabile e, e il programma adesso mi chiederà di installare tutte le voci io devo dire sì 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 e, e dopo tutti i sì avrò le voci installate nel computer si fa una volta sola perché il programma abbia eh, le voci Ecco, invece le voci c'erano e ha fatto partire solo il lanciatore. No, 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 adesso installerà anche le voci. Questo è il lanciatore multiplo con lettore PDF, le mappe e Chrome. Cliccando lancia, adesso devo aspettare un po' perché questa macchina, un'altra volta. Ecco, superati i fastidiosi blocchi dell'antivirus, eh, che è preoccupato di queste installazioni. Eh, un po' truffaldine e eh, 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 truffaldine perché non si installa veramente un programma ma solo alcune competenze per farlo funzionare e passa, eh, superato il passaggio delle voci avremo appunto leggi per me con tutte le sue voci eh, possibili immaginabili che sono queste eh, quindi leggi per me eh, funzionerà eh, bello come il sole una volta che eh, sarà messa la chiavetta in questo, in, questo, in questo computer, non ci sarà più da installare la chiavetta perché la chiavetta eh, sarà appunto portabile. Eh, cosa dire ancora? Eh, la chiavetta? Eh, tutti i software che sono in questa chiavetta sono portabili quindi non c'è bisogno di avere i diritti di amministrazione per poterli eh, utilizzare. Eh, solo l'attesa dell'antivirus che, che vi domanderà eh, se è attendibile o no eh, la partenza di questo software ma eh, la chiavetta potrà essere come dicevo io come dicevo prima portata eh, là dove serve e anche da una casa all'altra con tutti i suoi software spero di essere stato chiaro su come si crea questa chiavetta anche se ci sono state delle interruzioni dovute all'antivirus ma questo nei sistemi Windows è anche una garanzia che conviene non disabilitare eh, per, eh, per avere la sicurezza che le cose funzionino. Nel frattempo, da City è ripartito un'altra volta perché Windows è un po' capriccioso. Per le guide del kit PC di SA, Francesco Fusillo vi ringrazio per l'attenzione.